Sì, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Questo sarà un video unboxing praticamente del kit di Mia Scrap & Craft di Giovanna, che saluto. Ciao, un bacione. E questo sarà praticamente il kit di novembre. Come potete vedere, la busta è sigillata, aspetto voi, ho aspettato voi tutta l'intera giornata per poterla aprire insieme. Quindi adesso andremo a vedere cosa contiene questo kit. Io comunque ho guardato qualche anteprima e devo dire che sono rimasta veramente contenta dell'acquisto che ho fatto, perché veramente molto 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 carino, molto scicchettoso. Ok, allora cosa possiamo buttare? Ecco qui. Allora, il pacchetto arriva in questo, ovviamente tutto sempre ben organizzato. Che carina, anche la confezione è troppo carina. Ci ho messo il tag, il suo tag, Planner Girl, con questo fantastico. Io lo conserverò perché ovviamente, come, vabbè, lo faccio dopo con calma, che carino. Come ho conservato il tag di autunnale, ovviamente conserverò questo. A parte è carinissimo, bianco e nero. Che carino, un cuoricino fatto di gomma crepla, tutto brillantino. Mi ha lasciato un sacco di brillantini. Ok, allora andiamo a vedere con cosa è composto. Scusa Giovanna se apro così, ma è da stamattina che aspetto di fare questo video, ma non ne avevo il tempo perché avendo il pupo comunque a casa non è molto semplice. Allora, come potete notare, tutto all'insegna del bianco e nero a pois, cioè ho visto già una cosa che no, vabbè, bellissimo. Togliamo questa carta. Ecco qua. Allora, piano, con calma. Iniziamo da questo qui. C'è Nefertiti che sta guardando tutti i miei movimenti, ma la capisco perché ovviamente. Allora, questo qui praticamente, wow, stupendo. Questo qui praticamente è il fiocco che si appende, anche la confezione che mantiene, insomma, è carinissima. Eccola qui. E questo fiocco, praticamente, vediamo se mi mette a fuoco. Eccolo qui. Cioè, guardate che carina la borsettina che è attaccata al fiocchettino. Molto, 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 molto carino. Con la sua catenella e l'apposito gancio. Dai, mi piace tantissimo. Veramente tanto. Molto, molto bello. Ci sono i fiocchettini. Molto, molto bello. Veramente. Allora, questi presumo siano i die cut. Apriamo, è tutto ben imbustato, tutto ben conservato con la sua bustina. All you need is love. La 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 la. Vabbè, è l'orario. Sinceramente, sono le 11:25 e sono un po' stanca. Dopo una giornata intensa, sono un po' stanca. Che carini! Allora. Scusate, ma io devo trovare anche il verso. Allora, qui abbiamo. Allora, abbiamo ciglia. Cioè, queste sono delle ciglia bellissime. Ciglia. Abbiamo forbicine da cucito. No? Ok, dopo vi faccio. Ok, forbicine da cucito, poi abbiamo la scritta Planner, molto carina, gli occhiali da vista, bellissimi, una stilografica, carina, con questa stellina sembra, diciamo, se non fosse per il colore, la penna di Sailor Moon, un fiocchetto con i pois, altre ciglia, ovviamente l'altro lato, le mettiamo qui, che carini! Poi abbiamo una paper clip, che poi dovrebbe essere semplicemente un attach con il fiocchetto. Poi abbiamo girl da aggiungere qui, presumo.
una pinzetta di queste che praticamente spopolano, bellissime, una attache a forma di fiocchetto stile Dookie Book, un planner, sì, erano due, un planner, sembra quello dell'Happy Planner, molto carino, lo mettiamolo nell'inquadratura. Poi abbiamo questo bicchiere con la faccina che sinceramente non so, diciamo, di quale marca sia, comunque è molto famosa, cioè esiste veramente il bicchiere fatto in questo modo, molto molto carino. Qui abbiamo un cuore e un diamante, carinissimo il diamante. Eccole qui, sono le... Vediamo se riesco a farvi uno zoom. Eccole qui. Queste sono tutte le attache. No, si chiamano... Mi devo ricordare. I die cuts. Ok. Ora li tolgo così vi faccio vedere le altre cose. Li rimetto dopo in busta, tanto mio figlio non c'è in giro, quindi non può prendere nulla. Ok. Prendiamo questo qui. Che mi piace tantissimo, cioè lei l'ho anche confezionato, no? Beh, veramente molto 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 accurata nel consegnare le cose. Ovviamente poi giù nell'info box vi lascerò il riferimento alla sua pagina Facebook, perché veramente è molto brava, merita, ma avrete visto sicuramente l'altro video. E questo praticamente lo potete appendere all'interno dell'agenda. È bellissimo, è carinissimo. Scusate il riflesso del flash, però è davvero fatto bene. Che carina! Praticamente abbiamo una paperclip fatta appunto con quella tazzina. Carinissima. Cioè, è veramente bella. Aspettate che... Ecco qui. Molto carina. Rifinita bene, ovviamente. Molto bella. Vediamo se riesco a reinserirla. Buonanotte. Ok, poi abbiamo le card motivazionali, molto carine. Che poi devo dirvi, ragazze, in foto non sembra, non rendono, ma dal vivo vi posso garantire che sono uno splendore. Allora, All You Need Is Love. Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta. Molto carina come frase. Qui ci potete scrivere quello che volete. C'è anche un washi qui. La vita è per il 10% cosa ti accade, per il 90% come reagisci. È vero. Poi. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Bellissima. E qui abbiamo una to-do list, dovrebbe essere. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ma questa è carinissima. Mi fa veramente pensare alla canzone di Stranamore. Ok, perdonate la mia pazzia. Che carina! Questa praticamente è la tag. Sì, questa andrà a finire sulla mia scrivania. Che carina con questa signorina con la stilografica. E poi abbiamo i riferimenti alle cose che abbiamo visto prima. Carinissima. Sempre con mia. Vediamo se... Ecco. Bellissima anche questa. Bellissima Giovanna, veramente. E qui abbiamo anche gli stickers. Ed è un foglio solo. No, no, bugia, scusate, perdonatemi. Sono due fogli. Bellissimi. Ah, che carini. Abbiamo questo, il ciondolino, gli occhiali, il planner, la tazzina e le ciglia. Cioè, le ciglia mi hanno fatto rimanere veramente scioccata. Molto carine. E per ultimo abbiamo le carte. Che carine con le tazzine. Queste diventeranno praticamente delle dashboards, dei divisori no, delle dashboard, diciamo così, va per la mia Carpe Diem perché ci entrano esatte.
Può dire esatte, correttamente. È corretto dire esatte. No, non credo, ci vanno giuste giuste, va. E poi abbiamo il vellum con le tazzine, molto delicate. E poi tutto il resto, abbiamo il planner, le ciglia, molto carine, cioè sono bellissime queste cose. E quindi queste io poi lo divido in due e ci faccio due divisori, o due dashboard, insomma, quello che uno vuole. Ok, bene ragazze. Allora, io ragazze, ragazzi, io vi saluto con tutte queste belle cosine e vi rimando al prossimo video. Un bacione a tutti e grazie anche questa volta per aver guardato il video. Un bacio a tutti. Ciao ciao.